8 giorni di festival dal 29 maggio al 5 giugno con dedica al compianto attore e regista Giuseppe Maradei. Saverio La Ruina, direttore artistico insieme con Dario De Luca di Primavera dei Teatri, il festival dedicato ai nuovi linguaggi della scena contemporanea organizzato da 17 anni a Castrovillari, marca così, durante la presentazione dell'evento, a meno di un mese dalla prematura scomparsa del collega, l'edizione 2016. Siamo della stessa età, anzi lui era un anno più piccolo di me. E questo lavoro, come dire, non è un lavoro normale, lo sappiamo, è un lavoro che in qualche modo abbraccia proprio il livello del sogno, no? Si sogna di far l'attore e quindi da piccoli comincia questo sogno, questo desiderio, questo movimento verso questa professione. Quindi cominci a pensare alla città dove devi formarti, in qualche modo più o meno disperatamente cerchi delle occasioni di lavoro, no? di fare delle esperienze con magari con attori, registi di peso, ed è veramente come dire, una passione, è una malattia, una grande passione, qualcosa che riempie le tue giornate, le tue notti, spesso ti angoscia perché comunque la vivi sempre su un filo, nel senso non è un lavoro tu prendi per una volta e hai risolto, diciamo, il problema lavorativo per la vita. In realtà non è quello che vuoi, perché tu vuoi vivere di questa passione. E quindi in tutto questo c'è talmente tanti sentimenti, tanti sforzi, tanti desideri a volte frustrati, tanta sofferenza e tanta gioia, tutto amplificato da quella particolarità di questo lavoro, per cui tutta questa energia, vedere appunto spenta in una persona che ha fatto veramente con la stessa età il percorso insieme a te, il paese, la città, il ritorno al paese, questo pensare agli spettacoli, provare a far crescere la tua esperienza attraverso incontri importanti. Ecco, questo veramente mi ha fatto male, perché so quanto la mia giornata era simile alla sua, e il fatto che si sia spenta poi la sera quando mi trovavo ancora lì a lavorare intorno alle mie cose, dicevo no, ti senti male. È la vita, è questa, ma insomma spero che tutti noi riusciremo appunto a portarcelo nella memoria per lunghissimo tempo. 8 giorni di festival e di festa quest'anno allargata alla città, dal centro antico, passando per il Palazzo di Città, agli ex capannoni delle Ferrovie Calabro-Lucane. Il teatro, metafora della vita, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, si espande e disegna nuovi scenari urbani laddove la politica stessa sinora non è stata capace di incidere. Così tra prime e anteprime nazionali, oltre all'antico Sibaris, anche un'area altra, come l'attuale autostazione, rivivrà sognando palcoscenici diversi, a partire da quello che sarà visibile da 250 persone all'interno del capannone gestito dall'associazione di volontariato ANAS. Una scelta che viene da una collaborazione progettuale con l'amministrazione comunale, che secondo me quest'anno è la novità principale di questa edizione, perché abbiamo inaugurato questo percorso progettuale congiunto che ci ha portato a fare dei cambiamenti, tra cui appunto quella di scegliere delle location nuove per la necessità appunto e la voglia di aprirsi alla città in maniera diversa, a partire proprio dagli spazi che utilizzeremo per il festival. Quindi quest'anno inauguriamo questo capannone dell'ANAS, l'autostazione, che diventerà un vero e proprio teatro, insomma almeno nelle nostre intenzioni sarà uno spazio bellissimo. E poi quest'altro progetto dedicato ai bambini che si svolgerà invece al Palazzo di Città, per cui tutto il piano terra del Palazzo di Città, quello insomma l'ex municipio, sarà dedicato appunto ai bambini con attività didattiche spettacolari. E un'altra apertura importante è quella sui quartieri popolari, perché in collaborazione con l'assessorato dei servizi sociali inauguriamo questo progetto pilota che riguarda appunto i quartieri popolari della città, dove si svolgeranno altre attività del festival.
Primavera dei Teatri riserva come sempre grande attenzione alle giovani leve del panorama nazionale, tutti desiderosi di esporre in anteprima e a volte anche di sperimentare le loro nuove drammaturgie. Castrovillari, laboratorio teatrale, dove molti critici hanno avuto la possibilità di conoscere nuovi artisti, come avvenne sin dall'inizio con l'ormai affermato Ascanio Celestini. Il minimo comune denominatore rimane sempre il fatto di indagare sulla nuova drammaturgia contemporanea e su quella anche più giovane, che poi tra l'altro è quella che si sta affermando anche in Italia maggiormente. Quella che ha più da dire? Guarda, penso di sì, perché comunque c'è una ricezione particolare di quelli che sono i problemi dell'oggi, ed è chiaro che un festival chiaramente bada ai contenuti, però allo stesso tempo bada anche alle estetiche, cioè ai modi in cui gli spettacoli sono costruiti, e chiaramente penso che questi nuovi drammaturghi diano veramente delle belle domande sull'oggi al pubblico, alla gente in genere, e riflettere su quelle domande oggi come oggi è un mondo veramente caotico, dove spesso perdi veramente la bussola rispetto al senso delle cose, ti mettono nella condizione di chiederti cose sulle quali bisogna interrogarsi. Primavera dei Teatri, che non è mai slegata dalla realtà che viviamo e guarda ai grandi problemi che viviamo oggi, che offre uno spettacolo, Geppetto e Geppetto di Tindoro Granata, sulla delicata questione dell'utero in affitto. Mai avulsa dal territorio e dal legame che ha con esso, Primavera dei Teatri, mai scontata, che non dimentica le emergenze sociali. Una galoppante che meriterebbe ben altra attenzione dalle istituzioni nazionali, quella dei malati di Alzheimer, ai quali il festival dedica il nuovo spettacolo dei padroni di casa, Scena Verticale, di Dario De Luca, Il Vangelo secondo Antonio. Uno spettacolo che riflette attraverso una storia anche sull'Alzheimer, che è un problema che sta diventando veramente di ogni famiglia, e devo dire che insomma è uno spettacolo che pone appunto quelle domande a noi che siamo nella società, di farci tutti partecipi di un problema che andrebbe affrontato con maggiore efficacia proprio da parte delle istituzioni. Un festival attento al territorio e che del territorio vive grazie anche al connubio col Parco del Pollino, che ormai può attestare di ricavare da tale unione un ritorno concreto in termini di valorizzazione. Negli ultimi anni sta incidendo molto, perché da quando abbiamo anche abbinato, diciamo, alla manifestazione una presenza quasi stabile del parco attraverso una delle sue guide ufficiali, ancora di più questo legame è diventato più intrigante, perché oltre alle attività ovviamente le attività teatrali che si svolgono esclusivamente qui nel cuore della città di Castrovillari, in tutto un po' i meandri della città e i luoghi suggestivi di questa bella città, ovviamente oggi questa grande carovana di artisti, di attori, tante compagnie, in alcune ore della giornata vengono portate e accompagnate anche nei luoghi simbolo del nostro territorio, e quindi ancora di più devo dire che questo connubio cultura-ambiente in questi anni si è rafforzato molto. Da segnalare infine, tra le tantissime attività collaterali, i laboratori, in particolare quello di Graziano Graziani per gli studenti delle superiori sui temi della Costituzione e dell'Utopia, e le svariate iniziative rivolte ai bambini destinatari di Primavera Kids, spettacoli, laboratori e attività didattiche con, tra gli altri, Takabù e Tilde Nocera. Saverio La Ruina, 17 anni di Primavera dei Teatri, sta per iniziare. Diciamo che la novità assoluta quest'anno è averti di nuovo in conferenza stampa. Ecco, questo mi sembra l'elemento su cui concentrarsi per questa edizione.